dei media e del mainstream. Vorrei chiedere come attualmente in Ucraina i cittadini vedono il regime di Zelensky, specialmente dopo che il 20 maggio del 2024, dal punto di vista costituzionale, il presidente ucraino non ha più alcuna legittimità. Зеленський побіді на виборах з результатом 73%. Zelensky ha preso il 73% alle elezioni precedenti, promettendo agli ucraini, al suo popolo, che avrebbe concluso la guerra in 2 giorni. Fino ad oggi non ha mantenuto neanche una delle cose che ha promesso. La squadra che si è portato dietro nel governo di Kiev è perfino peggiore di quella di Poroshenko. È una squadra di traditori, di sciacalli, di ladri. Immaginatevi voi di avere un presidente che nel 2016, se non sbaglio, ricevette la cartolina militare per arruolarsi e disse che lui al paese non doveva nulla e se doveva qualcosa a qualcuno questi erano i suoi genitori. E oggi lui impone che i nostri ragazzi, i nostri cittadini, vengano pescati con la forza per le strade e li manda tutti al fronte. Io ho tanti amici. Molti dei loro figli sono stati acchiappati per le strade e buttati al fronte e poi sono tornati nelle bare. Protesta dei rifugiati ucraini in Irlanda. Si tratta di uomini in età militare che hanno partecipato a una protesta contro la mobilitazione ordinata da Zelensky. Sui manifesti si legge: Ucraina, smettila di torturare gli uomini, non sono carne da cannone, l'Ucraina non è più democrazia. Diritti umani per tutti. Zelensky avrebbe richiesto di rimandare indietro gli ucraini fuggiti per non andare in guerra. La situazione è drammatica per i giovani rifugiati ucraini che chiedono asilo per sfuggire al reclutamento. I rifugiati chiedono di cessare questa tortura in atto da parte di Zelensky contro gli uomini ucraini, diventati carne da macello, da gettare in una guerra che non vogliono sul fronte ucraino. Un reportage del New York Times riferisce di una vera e propria caccia all'uomo, organizzata dagli uffici di arruolamento con metodi illegali, che hanno denunciato avvocati ucraini a cui si sono rivolte le vittime dei reclutatori. Le persone al fronte vengono catturate per strada, al lavoro e in altri luoghi. Ad alcuni è stato tolto il passaporto in modo che venissero sicuramente a prenderlo all'ufficio di registrazione e arruolamento militare. E questa è una violazione di legge. Uno dei vertici del comando delle guardie di frontiera, intervistato da un network, ha detto che ogni giorno 6.000 uomini in età di leva lasciano l'Ucraina. Come ha riferito un corrispondente del New York Times, rappresentano la storia. Raccontano anche, l'ho riferito raccontando la storia di un uomo con disabilità mentale fin dall'infanzia che solo un avvocato ha potuto salvare dalla leva e di un altro uomo con un braccio rotto, anche lui sul punto di essere arruolato. Il governo ucraino ha inviato al Parlamento un disegno di legge per abbassare l'età di reclutamento nell'esercito da 27 a 25 anni. Per
Praticamente il governo di Kiev punta a mettere l'uniforme ai cittadini ucraini maschi tra i 18 e i 60 anni che sono riusciti a sfuggire all'estero all'inizio dell'attacco russo, nonostante il divieto per i maschi che... Noi adesso abbiamo un compito che è quello di creare un altro tipo di informazione in modo che si possa accedere alle notizie vere. Ed è per questo che oggi sono a Roma. Stiamo cercando di portare in Europa un'altra realtà. La realtà di quelli come noi che hanno tutta un'altra idea della pace e della vita in Ucraina. Io sono il rappresentante, il capo della rappresentanza degli ucraini in Europa. Questo qui è il nostro simbolo, il nostro piano di pace che stiamo presentando in Piano di Europa. pace. Noi abbiamo molti seguaci perché per questo progetto di pace hanno firmato 6 milioni e mezzo di ucraini portando i propri documenti. Dove abitano queste persone che hanno firmato portando i documenti per questo progetto di pace? Vivono in Europa, vivono in Ucraina e vivono in Russia. Quanti sono attualmente gli ucraini in Ucraina? Mi sono fatto l'idea che non siano più di 15 milioni. A noi ci dicono che chiedere adesso la pace vuol dire come chiedere all'Ucraina di capitolare. È questo che voi chiedete? Noi non chiediamo la capitolazione. Noi chiediamo che capitoli il regime ucraino e un tribunale in cui sia deciso qual è la pena per quello che hanno fatto al nostro paese. Io avevo un carissimo amico in Ucraina, come avevo in Ucraina tanti amici, anche parenti, e uno di questi era un scrittore, antropologo, giornalista e poeta ucraino che si chiamava Oles Buzina. Oles è stato ucciso nel 2015 davanti a casa sua, le hanno sparato i nazisti, lo hanno ammazzato a pistolettate, perché lui aveva preso le nette posizioni contro la guerra nel Donbass. Quindi una persona è stata uccisa per le sue posizioni pacifiste. Quante persone oggi in Ucraina ci sono che apertamente, come all'epoca Oles, sostengono la via di pace? E se ci sono, cosa Contro rischiano Zelensky. queste persone? Quali sono i motivi del potere, vero potere del regime di Zelensky, motivi e i metodi. Nicolai, понимаете, это свержение Che Януковича fa и parte proprio di questo mondo, un ex capo di Partito Nazionale Socialista Ucraino che è stato ricevuto in Italia da nostra rappresentante della sinistra italiana, Laura Boldrini, all'epoca quando lei era il capo del Parlamento. E lei, nonostante il fatto che lui è un nazista approvato, aveva detto che è in sintonia con lui e le ha dato un enorme elogio e un enorme sostegno politico. Ну, вы знаете, на Украине на самом деле в данный момент времени это псевдонацизм. Da noi in questo momento c'è lo псевдонацизм. Con рарissime eccezioni ci sono quelli che hanno una propria ideologia. Invece il 90% della gente lo fa per soldi. Se li pagheranno i comunisti un altro giorno, si metteranno a lavorare per loro.